infrastrutture, al Golden Rule, cioè alla regola che dice va bene il patto di stabilità, ma non su tutto, gli investimenti stiano fuori dal patto di stabilità, su quello iniziano anche una discussione che prima non era prevista, a quelli che a noi hanno guardato come se fossimo dei marziani. Quindi io penso che ci siano tutte le condizioni per portare fino in fondo questo ragionamento in Europa, a prescindere dalla partita che adesso stanno facendo in Germania, un po' con un gioco delle parti, coloro che in questo momento devono far vedere che la grande Germania non cede un colpo neppure di fronte a quello che dice il Presidente del Consiglio italiano. Ma io non credo che sia così, anche perché guardate, se salta l'Europa e se saltano alcuni grandi paesi come ad esempio l'Italia, il primo che ci rimette è proprio la Germania, il cui mercato interno è per il 43% il mercato interno europeo. Quindi la Germania ha bisogno dell'Europa e sa che non può tirare la corda fino in fondo, e sa che questa corda rischia di spezzarsi, e sa pure che questa corda in questo momento non è più tenuta su dalla Francia in difficoltà o dalla Gran Bretagna che ha deciso di mettersi in un angolo, ma è una corda in cui dall'altra parte tira e ritira ti ritrovi l'Italia, e chissà che questa volta no, non riusciamo a fare la nostra parte fino in fondo e magari portarci dietro anche qualcuno dei grandi paesi europei dell'est. Penso al più grande paese dell'est europeo che non citiamo mai e che invece è fondamentale in Europa e che si chiama Polonia. E anche la Polonia, dopo un grande piano di investimenti che ha fatto negli scorsi anni, sta risentendo adesso dell'austerità, e anche la Polonia ha bisogno di un piano di crescita per gli investimenti. Se così è, l'Italia può trovare degli alleati in Europa, ma deve essere un'Italia seria, un'Italia che si presenta lì con tutte le carte in regola, e per far questo, lo ripeto fino allo sfinimento, dobbiamo fare e portare fino a compimento gli impegni che ci siamo assunti, che guardate non sono solo le riforme istituzionali, la riforma della pubblica amministrazione è fondamentale, come è fondamentale la riforma del lavoro e come è fondamentale anche mettere le mani in alcune cose che in questo paese forse non vanno più bene come una volta. Penso ad esempio al fatto che dobbiamo prima o poi riuscire, lo dico anche da amministratore, a vedere che le spese correnti prima o poi diminuiscono, perché se facciamo non la spending review ma la riqualificazione della spesa seria, prima o poi riesci a pulire le spese che sono ancora spreco, che sono ancora, come dire, il dilapidare un patrimonio. Siamo in grado di farlo, per farlo ci vogliono scelte importanti e anche regole da fare. Però lei non mi ha risposto che cosa ha ottenuto concretamente Renzi dall'Europa. Beh, intanto ha ottenuto il rinvio del pareggio di bilancio di un anno, che è quello che ha ottenuto il ministro Padoan prima del vertice europeo, ha ottenuto la discussione sulla flessibilità. Flessibilità significa che siamo in grado di poter ragionare anche nel senso di ottenere quello che tempo fa fu chiesto e solo in parte ottenuto dall'allora ministro Barca, di tenere fuori dal patto di stabilità. Allora era 1 miliardo di euro. Noi auspichiamo che sia qualcosa in più, fuori dal patto di stabilità, le spese per gli investimenti, oltre ad alcune cose importanti che sono partite proprio in questo periodo e sono due grandi investimenti che sono fuori dal patto di stabilità, e sono l'edilizia scolastica con i cantieri che partono proprio in questi giorni, e un'altra cosa fondamentale, prima parlavate dell'acqua e dei problemi, bene, se c'è un problema che ha questo paese così fragile è il dissesto idrogeologico. Invece di continuare a buttare un sacco di risorse dopo che le tragedie accadono, se noi investissimo nella prevenzione e nel dissesto idrogeologico prima che questo si presenti, e guardate che le amministrazioni hanno i piani di tutte le frane, hanno i piani di tutto quello che deve essere fatto, dobbiamo essere messi in condizione di spendere fuori dal patto di stabilità, significa anche fare economia. Queste sono le prime cose che ha ottenuto, e naturalmente ha ottenuto, e secondo me è molto importante, anche uno spazio politico nuovo, se è vero che probabilmente l'Italia occuperà uno dei posti più rilevanti all'interno del sistema della Commissione europea. Ecco appunto, cioè, si parla della Mogherini come possibile commissario agli esteri dell'Unione Europea, qualcuno dice che poi potrebbe essere lei a sostituire la Mogherini invece qui in Italia, insomma, okay. Il tema del rimpasto... Già mi dicono che c'ho il doppio incarico, adesso 3 o 4 mi sembra sono una roba troppi. Un po' complicata, no, cioè fisicamente impossibile, insostenibile, credo
Allora, credo intanto che il ministro Mogherini stia facendo molto bene il mestiere del ministro degli esteri e le va riconosciuto davvero di aver fatto un salto di qualità importante e aver anche raccolto l'eredità di un'altra donna straordinaria come Emma Bonino, che credo che abbia rappresentato molto bene il nostro paese nell'occasione in cui ha ricoperto il medesimo ruolo. Dopodiché, se verrà data l'occasione all'Italia di poter rappresentare l'Europa con l'alto rappresentante per gli affari esteri, beh, insomma, ben venga, e se la scelta sarà quella del ministro Mogherini, io credo davvero che sarà una rappresentanza assolutamente all'altezza in un contesto in cui siamo chiamati davvero ad avere un'Europa che faccia finalmente politica estera, perché non ci dimentichiamo che per troppo tempo, soprattutto negli ultimi 5 anni, quando è nato l'alto rappresentante della politica estera europea, l'Europa è sempre arrivata un passo dopo, no? Rispetto alle grandi cose. Penso ad esempio al caso dei nostri Marò. Nelle prime settimane l'Europa neppure era presente nelle dinamiche internazionali, eppure era un'operazione internazionale che era stata in qualche modo anche condivisa con l'Unione Europea. Si parla di possibile rimpasto anche nella giunta capitolina. La mia opinione è questa, che sul rimpasto decide il sindaco. Io non voglio sedermi a un tavolo di trattativa tra i partiti, noi, SEL, a discutere chi entra, chi... Io penso che mentre voglio che il Partito Democratico Romano discuta con chiarezza gli obiettivi, le scelte, le priorità, per le scelte che riguardano le persone mi affido in modo completo alla valutazione che farà il sindaco. Naturalmente vedo un problema al di là del rimpasto, e vedo il problema di rendere questa squadra di governo nella città più larga, più forte, più capace di ascoltare le associazioni, i mondi imprenditoriali. Vorrei vederla più aperta a quello che sta cambiando a Roma e dei problemi urgenti che abbiamo. E quindi, se posso fare una raccomandazione a Ignazio Marino, è proprio questo: non pensi a un rimpasto solo come sostituzione di questo o di quell'assessore, pensi all'idea che questa città, questa grande capitale, ha bisogno di mobilitare tante energie se vuole davvero affrontare i problemi. E voglio dire anche una cosa sull'ultima considerazione di Deborah, perché io penso che sia assolutamente giusto che noi guardiamo ai problemi della politica europea con occhi disincantati. Guardiamoci intorno. In Tunisia c'è stata la rivoluzione araba, in Libia la guerra anglo-francese, in Egitto c'è lo scontro fondamentalisti e il nuovo governo militare, in Siria c'è la guerra, in Israele le tensioni al confine che sappiamo, in Turchia una situazione di incertezza improvvisa e forte, in Ucraina è successo proprio in questi mesi lo scontro e il conflitto. Il nostro, che è un paese che non ha certo né risorse naturali, non ha gas naturale, non ha petrolio, non ha carbone, non ha centrali nucleari, e vede i rifornimenti di gas naturale dalla Libia e dall'Ucraina bloccati. Qual è il senso di un'Europa che in tutto il suo fronte sud è accerchiata dall'instabilità? E come è necessario, santi Dio, come è necessario che l'Europa non sia solo la litigata tra le banche e i banchieri tedeschi o degli altri paesi? Come è necessario che l'Europa sia sempre di più un soggetto politico a livello internazionale? Perché in quello che succede nel mondo non è che non ci sono gli altri soggetti politici, gli altri grandi poteri nel mondo, gli altri stati, gli altri interessi. Come facciamo a non vedere? C'era nella campagna elettorale la stupidaggine di Grillo che diceva usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa. Il mondo sta correndo avanti e contano soltanto i paesi che hanno le idee chiare e sono capaci di unirsi e pensano a un futuro del mondo su una base nuova di equilibrio, di una forza serena, di pace. Il fatto che sia mancata in questi anni questa forza di pace, questa forza di politica internazionale dell'Europa, è uno dei gravi danni che ha prodotto la politica di destra in Europa, che ha vinto negli anni passati. E quindi quel ruolo di ministro degli esteri europei, se toccherà all'Italia, e che comunque se l'Europa saprà interpretarlo come si deve, è molto di più di una trattativa tra banchieri, è un'idea di che cos'è l'Europa nel mondo, e questo oggi ancora purtroppo ci manca. Si era parlato di un posto in Europa anche per Enrico Letta, però Renzi ha messo fine a qualunque discussione su questo punto, lo ha fatto anche in modo piuttosto duro, e ricordiamo
tutti anche quel gelido scambio della campanella quando Renzi è arrivato a Palazzo Chigi. Qualcuno dice che Renzi, dopo questa vittoria, ha pensato appunto: la vittoria è mia, non la divido con nessuno, tantomeno con qualcuno come Enrico Letta, che poi è anche conosciuto sul palcoscenico internazionale. Lei che cosa ne pensa? È così? Ma io penso che il Presidente del Consiglio sia talmente impegnato nelle tante cose che sta facendo che non ha tempo di perdersi dietro a queste cose che possono rischiare davvero di mettere in secondo piano le cose importanti. Insomma, io credo, ricordo anzi, che il passaggio dal governo Letta al governo Renzi non è stato sicuramente indolore, ed è stato assolutamente sofferto, ed è stato un momento difficile. Credo però anche che sia sotto gli occhi di tutti che se quel passaggio non ci fosse stato e se noi non avessimo affrontato le elezioni europee con Matteo Renzi, io non credo che avremmo avuto il risultato che abbiamo avuto oggi. Questo credo che vada detto senza troppa ipocrisia, perché credo che sia esattamente così. Credo che quel passaggio abbia comunque, per quanto doloroso e per quanto sofferto, consegnato un Partito Democratico che da subito ha dettato un'agenda importante, da subito ha messo i ferri in acqua rispetto al tema delle riforme e che da subito ha iniziato a dare delle risposte fondamentali ai nostri cittadini. Vi ricordo due cose perché non ce le possiamo mica dimenticare. Ricordatevi quello che è accaduto tra i primi passaggi. Io me lo ricordo perché per me, per esempio, è stato importante per chiudere una grande vertenza internazionale come quella di Electrolux. Questo paese finalmente ha fatto due operazioni importanti. Prima di tutto ha fatto la scelta del bonus IRPEF degli 80 euro per 10 milioni di italiani. Guardate che può essere banale o può essere qualcosa che non lo si capisce fino in fondo quando è una dichiarazione dei redditi miliardaria, ma quando vivi con 700, 800, 1000 euro al mese, 80 euro in più al mese possono fare la differenza, perché ti fanno pagare una bolletta che non riuscivi a pagare o ti fanno anche magari fare una spesa o aiutare tuo figlio o tuo nipote come non riuscivi a fare prima. La seconda cosa fondamentale, dicevo prima, è stato fondamentale ad esempio nel caso Electrolux: questo paese ha tagliato del 10% l'IRAP, che rispetto alle imprese è una tassa fortemente ingiusta, perché è una tassa che si paga in proporzione al numero dei dipendenti. Quindi più dipendenti ho, più pago l'IRAP. Voi capite che tagliare il 10%, per esempio, su un'impresa come Electrolux, lo stabilimento di Porcia, ha significato per quell'impresa risparmiare 400.000 euro l'anno ed ha significato per il mio territorio, ma per l'Italia tutta, tornare ad essere attrattiva e competitiva, non rispetto a chissà quale paese lontano, rispetto a paesi che sono in Europa e che ci sono vicini, come ad esempio la Polonia, dove pensava di trasferirsi Electrolux. Adesso sono rimasti in Italia, continuano a produrre qui, hanno piani industriali, hanno fatto investimenti, e questo è dovuto al fatto che finalmente il governo ha fatto una scelta che non ha fatto per troppo tempo: tagliare le tasse alle imprese e continuare a rendere questo paese competitivo impegnandosi con delle riforme fondamentali. Gli altri da fuori guardano a noi con interesse per la prima volta perché vedono che facciamo queste cose. Guardano a noi con interesse perché la prima volta vedono che in questo paese qualcosa si sta muovendo. Non disperdiamo questo patrimonio. Un altro tema su cui la discussione è sempre piuttosto accesa è quello dell'immunità per i parlamentari. La Commissione Affari Costituzionali ha lasciato l'immunità. Secondo lei è opportuno che questa cosa poi venga cambiata? Ma allora, se devo rispondere da un punto di vista personale, io faccio il Presidente della Regione, non ho l'immunità, non intendo averla, non mi interessa, e se vado a fare il senatore campo ugualmente come ho fatto finora, cioè da Presidente della Regione senza immunità, e quindi dal punto di vista personale non mi interessa. Ovviamente voi sapete che l'articolo 68 è un articolo diviso in due parti: da una parte c'è l'immunità, tra l'altro adesso è un'immunità diversa da come era stata pensata dai padri fondatori, eccetera, e la prima parte è l'insindicabilità delle proprie opinioni quando si svolge il mandato elettivo. Su quella, francamente, credo che insomma sia una garanzia che non possiamo togliere a chi fa politica, ovviamente, nell'esercizio del mandato. Dopodiché la Commissione ha scelto con una larga maggioranza,
se la vedranno in aula. Se in aula c'è un'altrettanta maggioranza che elimina l'immunità, elimineremo l'immunità. Del resto non c'era nel testo, non c'era nel testo del Senato, e quindi insomma non ne abbiamo fatto una battaglia allora e non ne abbiamo fatto una battaglia neanche adesso. Naturalmente credo però, e questo per una